nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, ancora una volta siamo qui a proclamare la nostra fede nella risurrezione. Quella fede che Don Salvatore Brai tante volte ha annunciato nella sua omelia, nella sua vita, nelle sue parole quotidiane. Vogliamo oggi proclamarla per lui, per dire che questo figlio buono, questo servo obbediente al Signore, ha percorso un cammino che il Vangelo gli aveva segnato e che lui ha testimoniato. Iniziamo la nostra Eucaristia chiedendo al Signore che perdoni tutti noi, perdoni anche il Salvatore, e confidiamo nella sua misericordia. Cari familiari di Don Salvatore, cari presbiteri, fratelli e sorelle, ancora una volta sorella morte bussa alla porta della nostra chiesa diocesana. Il Signore ha chiamato a sé, dopo vari mesi di malattia, aggravatasi in questi ultimi giorni, al nostro fratello presbitero Monsignor Salvatore Brai. Avevo potuto vedere solo qualche giorno fa in ospedale, ma ormai le sue condizioni di salute erano gravi ed egli non era del tutto cosciente. La morte di questo confratello rimette al centro della nostra riflessione la fragilità della vita e l'invito per ciascuno di noi a usare il tempo che ci è concesso per fare bene il bene. Il libro della Sapienza, che abbiamo ascoltato nella liturgia della parola, ci aiuta a comprendere alcune verità che devono essere radicate profondamente in noi come credenti. In primo luogo ci viene ricordato che siamo nelle mani di Dio. Sappiamo che la nostra esistenza è un dono che ci viene gratuitamente dato, un tempo nel quale dobbiamo impegnare il nostro cuore e la nostra mente per aprirci al mistero che ci circonda e di cui noi stessi siamo fatti. Don Salvatore ha compreso questa verità, affidandosi nelle mani del suo Creatore. Da quando ha potuto riflettere sulla sua esistenza da bambino e poi maggiormente quando ha iniziato a servirlo nel ministero sacerdotale, ma anche quando la malattia, gli anni che avanzavano e ultimamente le complicazioni della sua salute ne hanno messo con maggiore evidenza la fragilità. Accanto alla consapevolezza della fragilità vi è anche la consapevolezza del dono dell'immortalità. Come ci ricorda ancora il libro della Sapienza, parlando dei giusti, dice: la loro speranza è piena di immortalità. Infatti, noi siamo qui a salutare Don Salvatore nella fede e nella speranza cristiana. Crediamo alle parole di Gesù, che Gesù ci ha detto: chi crede in Lui non morirà in eterno. Don Salvatore questo lo ha testimoniato lungo gli anni del suo ministero e questa verità ha annunciato sempre. Infine, un'altra parola, sempre dal libro della Sapienza, che mi pare significativa alla luce dell'esperienza di vita di Don Salvatore. Dice il testo: li ha assaggiati come oro nel crogiuolo. Sì, questi ultimi mesi di vita di Don Salvatore, vissuti in ospedale dopo l'incidente, poi nella clinica Santa Maria Bambina, quindi nella RSA di Mimis, sono stati per lui una prova di pazienza, di abbandono in Dio, di preghiera silenziosa e costante. Ma la sua sofferenza ha trovato per lui un significato, nell'intenzione che spesso mi ha ripetuto quando lo visitavo: prego per le vocazioni. Negli incontri con il clero, a cui non mancava mai, fossero ritiri, incontri del Consiglio Presbiterale o altro, non si stancava di parlare dell'attenzione ai ragazzi, ai ministranti, alle vocazioni. Nella sua vita questa è stata una costante preoccupazione e adesso, come ci ricorda Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato, chiediamo al Signore che questo chicco di grano che è Don Salvatore, che viene preso dalla terra, porti frutto,
che questa vita donata susciti in altri il desiderio di donarsi. Pensando a questa celebrazione, ho voluto chiedere a qualche sacerdote che aveva conosciuto più da vicino lo Salvatore qualche pensiero che lo descrivesse, e così è stato ricordato da questi sacerdoti che mi hanno detto: sì, era un vero sacerdote, ha sempre celebrato l'Eucaristia volentieri, con dignità, senza fretta, si rendeva sempre disponibile per le confessioni, aveva una grande attenzione per le persone sole e abbandonate, per gli anziani, per gli ammalati, per le famiglie che hanno subito tragedie. Pregava molto per conto suo, si preparava con cura le omelie, entrava volentieri in dialogo con la gente e difendeva con forza e convinzione il suo pensiero. Gli piaceva molto anche scherzare, non si dedicava a fronzoli e non dava retta a pettegolezzi. Insomma, continua un altro sacerdote che mi ha scritto, un uomo libero da logiche di potere e di carriera, che ha sempre messo il servizio alla comunità come fondamento del suo vivere, anche quando è stato chiamato a servire più parrocchie, e nonostante la malattia ha sempre dato tutto se stesso facendo quanto doveva fare. Un uomo capace di sognare e sempre desideroso di fare grandi cose nel suo piccolo, un esempio fra tutti il desiderio di realizzare oratori e luoghi che fossero al servizio della comunità. Nelle comunità che ha servito, ha sempre cercato di fare della parrocchia uno spazio dove vita di fede e vita comunitaria viaggiassero di pari passo. Insomma, un servo inutile, direbbe lui stesso, e come dice il Vangelo, capace di mettere da parte se stesso per realizzare e costruire il bene. Mi è piaciuto farvi ascoltare questi pensieri di sacerdoti, perché è questo che rimane della vita di un confratello, la sua testimonianza. Il cammino di Don Salvatore voi lo conoscete, era originario di Setiali, a settembre avrebbe compiuto 85 anni. Era sacerdote dal 1964, anno in cui fu ordinato in Oristano, in cattedrale, da Monsignor Fraghini. Il suo primo servizio lo svolse in seminario ed è ricordato da quei seminaristi, fu assistente ed economo. Poi iniziò il ministero nelle parrocchie. Dal 71 al 74 viceparroco ad Esulo, poi 12 anni parroco a Tecchi, sino al 1986, anno in cui fu trasferito a Sola Russa, dove guidò la comunità parrocchiale sino al 1995. Dal 95 al 2015 fu chiamato a guidare le due comunità di Tramazza e Baulatu. Per tanti anni ha seguito anche la comunità degli evaristiani e delle evaristiane presenti nella nostra diocesi, che oggi sono qui con noi. Nel 2015 lasciò il servizio di parroco, ma continuò a collaborare nella sua comunità di origine a Sediani e nelle parrocchie del circondario, dove veniva chiamato per le confessioni e la celebrazione della messa, dove c'era bisogno. Nel 2018 fu nominato da Monsignor Sanna presidente dell'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero. Faceva parte del Consiglio Presbiterale e sempre nel 2018 era stato nominato canonico onorario. Don Salvatore accompagnava negli ultimi anni sempre Don Ernesto Sireddu, con il quale decise di abitare insieme, di condividere, dopo aver terminato il servizio di parroco, la comunità sacerdotale. Era un bel esempio vedere questi due sacerdoti insieme. Amava la liturgia, che seguì sin dall'inizio della Riforma, prediligendo la musica sacra in tutte le comunità dove ha svolto il suo servizio, ha lasciato in eredità un vasto repertorio musicale sui salmi responsoriali. Caro Salvatore, grazie della tua testimonianza, della tua allegria, della tua convinzione nel presentare le tue idee. Grazie del tuo ministero. Prega per noi, per la nostra Chiesa, perché sappiamo sempre servire il Vangelo
e sappiamo sempre onorare la nostra vocazione.